E adesso torniamo nel foro romano per vedere il tempio di Vespasiano. Ne rimangono solo tre colonne corinzie che sorreggono un architrave. Originariamente era un prostilo esastilo, quindi aveva sei colonne sulla fronte, ad ampia cella proceduta da sei colonne più due laterali. All'interno della cella si trovava un podio che sosteneva la statua dell'imperatore divinizzato. I gradini del tempio hanno una strana collocazione all'interno del colonnato per la necessità di sfruttare al massimo lo spazio antistante, assai ristretto. Il tempio chiuse una porta d'ingresso del tabularium. Sull'architrave è visibile il frammento di un'iscrizione, restaurarono. L'iscrizione fu copiata per intero, nelle sue note di viaggio, da un pellegrino in visita a Roma nell'VIII secolo, il cosiddetto Anonimo di Einsiedeln. Così, questo frammento di iscrizione rende possibile l'identificazione del tempio, che fu dedicato dal Senato a Vespasiano divinizzato, terminato solo da Domiziano e restaurato da Settimio Severo e Caracalla. Si è supposto che fosse dedicato anche a Tito. Oltre all'iscrizione, sull'architrave è presente una decorazione con strumenti sacrificali. Un altro tratto è esposto nel tabularium. Ancora nel foro romano, alle pendici del Campidoglio, vediamo il portico degli dei consenti. Vediamo un edificio formato da otto ambienti in mattoni con davanti i resti di un portico colonnato che fu rialzato e restaurato nel 1858. Il portico poggia su un rialzo nel quale si aprono altre sette taberne a livello inferiore. Sull'architrave del portico vi è un'iscrizione che nomina le statue degli dei consenti, che sono sei dei e sei dee, che non si sa se siano una derivazione romana dei 12 dei greci oppure un gruppo di divinità di origine etrusca. In ogni caso si ipotizza che queste statue fossero ospitate a due all'interno di sei delle taberne. Le taberne, l'architrave e i capitelli corinzi probabilmente risalgono appunto all'età Flavia, forse al periodo dopo l'incendio dell'80 d.C. L'iscrizione sull'architrave ricorda anche un restauro più tardo, del IV secolo, delle statue e dell'edificio che le conteneva.